Hey Warriors, sono Marmososon di One, siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo video gameplay, questa volta su Life is Strange. Avevamo preso tutte le informazioni su Nathan e finalmente ce lo abbiamo in pugno, lo abbiamo per i coglioni, quel piccolo poppante di merda, e adesso esaminiamo tutte le prove. Oh! Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Ok. E io non mi ricordo quando è che si sono. Frank's main office. Oh. Wow. Looking for Bigfoot in the forest. Somebody is stalking. Ok. Why? Non ne ho idea. Perché? Ah, ok, quindi la festa era il 4 ottobre alle 20. Quindi il 4 ottobre dopo le 20. Dobbiamo cercare qualcosa il 4 ottobre dopo le 20. Questo è il 4 ottobre alle 11. Ok. No, questo è il 7, già non ci siamo più. Ok, no, sono tutti di pomeriggio di un altro giorno. Quindi la prova è questa. Dopodiché... il 4... no, questo è... nope. No, questo è il 7. Non può essere. Vediamo un po'. Non pensavo che dovevo vedere anche questa roba. Ok, perfetto. Il 4... ok, questo è dopo il Vortex Club. Quindi immagino sia... sì, questa qui. Perfetto. Quindi 1, 2. Adesso ci serve solo il posto dove era. Il 4... potrebbe essere questo il capanno? Chloe. Yes! This is definitely the place. Let me pick up some answers. Yippa! Sherlock Rex, nope. Non si smentisce mai, nothing, ragazzi. Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching. Quindi è un ottimo posto. Owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. Yep. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. Nah. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. Frank, Frank, chiamo Frank, Frank. We could call Warren since he No. Chiamo Frank. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. Chiama Frank! We're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Chiamare Frank era brutto, eh? Shit! Porca puttana. Siamo per arrivare sul luogo del misfatto, quindi. Perfetto. Porca puttana. Oh, shit, this is scary. I know. No. Let's go find the best way in. Porta principale. Sfondiamo, entriamo e smitragliamo tutti. Rachel compresa. Ok, calma, whoa, calma. Check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Potreste anche controllare che non ci sia qualcuno dentro attraverso le fessure, ma ehi! Se volete proprio... oh, ehi, ciao, scoiattolino! Quindi, fammi pensare, non c'è... Oh, Warren! Non sapevo che massacrare di botte qualcuno mi avrebbe fatto male alle nocche. Certo, ho più male alla sua faccia. Ho fatto più male alla sua faccia, se l'è cercata. Quell'incontro è stato da pazzi. Sì, hai ragione, come stai? Su di giri, non lo rifarei ancora, a meno che non debba. Hai fatto il tuo dovere da eroe. Adesso ci mancano i costumi. A proposito, spero che tu venga alla festa stasera, così possiamo festeggiare. Ti farò sapere, promesso. Grande, ora devo tornare a mettermi in fantastiche pose. Ok. Non ti gasare troppo, ciccio.
Sei stato fantastico, ma non ti gasare troppo. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. Maximus. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Come on, Supermax. Mai visto Blair Witch Project, ci credete? È un film che ho sempre voluto vedere, mai visto. Check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No. Controllare che c'è dentro? Harry, Aaron, Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. Nice scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Ok. Oh, Jesus Christ. Yes, Prescott clippings. But that can't be the only thing here. This tractor has sicuramente. Paid its dues. Forse anche troppo. Allora, fammi vedere fotografie. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Non è un selfie. Selfie è quando te li fai da solo. Quello probabilmente ha pagato un cazzo di fotografo professionista perché ha i soldi che gli escono dal culo. So many haystacks, so few needles. Ok, ok. Qui. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Hmm. Beh, ok. E che è qui? Just rotting wood. Mm. Ok, questo. If a zombie shows up, I have my weapon. Ok. Ah, ok. Mi sembrava un passaggio segreto per andare chissà dove, ma a quanto sembra no. Ok, questo vediamo fotografia. Wow, talk about home on the range. Yep, direi che non l'ha usato più nessuno da anni sto affare. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Tu provaci. Oppure no. Ok. Sai come si dice? Provare non costa niente. 1903, wow, gentile signor Lyndon. Lo scrivo riguarda il grosso debito che lei ha deciso di ignorare. I Prescott non saranno uomini d'affari consolidati, ma sono uomini d'affari e si aspettano ciò che è dovuto. Riteniamo il suo silenzio come un insulto personale, pertanto lei pagherà il debito alla nostra famiglia con il 10% di interesse e in aggiunta delle scuse scritte. Se queste condizioni non saranno soddisfatte entro il tramonto del 24 luglio, nell'anno del Signore 1903, sia sicuro che renderemo la sua vita un inferno. I più cordiali saluti, My Little Pony. Ok, bene. I My Little Pony sono dei grandissimi bastardi ricconi, a quanto sembra. L'ho sempre sospettato, ma ok. Quindi sul serio non c'è qui? Wow. What is this? It's totally brand new. Why? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Beh, hai un forcone, oppure, ancora meglio, potresti agganciare questo. E andare a premere il cazzo di pulsante. Perché è questo che servono i pulsanti. No, there's no way this rusty ass button will. Oh. E allora come pensi di fare, cara? Oh, qui c'è una cassa, che roba è? The good old days. Oh, wow, 14 centesimi, pancetta 70 centesimi, wow. Voglio vivere in quell'epoca. Con i soldi di adesso, so many ovviamente. Stacks, so few needles. Oh, piattaforma, posso... posso salire. Can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. Yep. Immagino che il motivo per cui sei qui è perché devi.
Devi agganciare quel cavo da qualche parte. Tira. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Ok. Oh. Oh, è un cazzo di gufo. What the fuck? Oh. Caga il cazzo qui. Fottute troiette. Wow. Però aspetta, io sono qui da 10 minuti e mi sono appena ricordato che io ho dei poteri. Posso fare questo in modo tale che quel motore non scenda? È possibile? Posso farlo? Mi sa che ci vorrà un po' perché sono andato molto avanti. Max, use your rewind and get that motor back up there. Oh, ok, a un certo punto te lo dicono proprio. Ok. Ok, lo avevo intuito, solo non so quanto cazzo devo tornare indietro, troppe robe ho fatto. Shit. Ok, eccolo qui. Perfetto. Fantastico, aggancia sto cazzo di coso. Io ogni tanto sono veramente deficiente, lo ammetto. Mi scordo del fatto che lei abbia dei fottutissimi poteri. Quindi... Yep! Yay! Skyver strikes again. Yeppa! Quindi, scendiamo qui. E andiamo a vedere che diavolo c'è qui sotto. I wish Warren could have seen that physics trick. Damn, oh. This is heavy. Ok. Jackpot. Suppongo che abbiamo trovato la famosa stanza oscura. He just did. Who built this kind of place? Oh beh, of course. Un pazzo. Un fottuto psicopatico. E ho paura a scoprire che cosa ci faccia lì dentro, nonostante suppongo di saperlo già, ma ehi. This bunker is so surreal. Oh, wow. This is too heavy to break, so I'll need a code. Merda. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. Yep, direi proprio di sì. Tre cifre. Ok, quindi ho un numero a tre cifre. Ok, aspetta, cara. Torna subito. Sono subito da te. Vediamo un po' se riesco a trovare questi cazzo di tre numeri da qualche parte. Detective Rex in azione. Wow, sir. Ok, non so se è un effetto di luce, ma il 5, il 4 e il 2 sono consumatissimi. Quindi suppongo che sia uno di questi tre numeri. Quindi proviamo 4, 2, 5. No. Ah, damn it. 2, 5, 4. Think. Cazzo. 5, 4, 2. Non sono molte le combinazioni. Oh, yes! Yes! I thought that only worked in the movies. Yes! Hippie pull up and Rex! BJs! Oh. I'm a genius, so motherfucker! This must have cost a fortune. Direi di sì. Jesus Christ. Questo è un po' troppo per degli stupri. Oh, è proprio un set. Oh, what the signed illustration. Fits perfect in here. Un po' troppo, direi. Yeah, allora. Sto registrando questo video il giorno dopo il pezzo che avete visto prima, perché mentre stavo registrando mi sono accorto, dopo aver finito ovviamente il capitolo che avete visto, non tutto il capitolo 4, solo questo piccolo pezzo del finile,
Quando l'ho terminato mi sono accorto che il programma si era completamente stoppato, non funzionava più un cazzo, e quindi fortunatamente non mi sono dovuto rifare tutto il capitolo, ma mi sono dovuto rifare da capo tutto il pezzo del finile, quindi dovevo anche registrare altra roba e lo sto rifacendo, perché fa bene, dannazione, fottutissimi programmi che ogni tanto non funzionano, quindi... Mi sembra era... No, era... 5-4-2, forse? Yep, ok, 5-4-2, perfetto. Yay! Quindi siamo ritornati qui. Che bello! Io ho già finito questo piccolo pezzo, quindi so già cosa sta per succedere. Niente di grave. Però... Yep, ci saranno delle cose. Non vi sto per spoilerare, perché state per vedere. Yep. Ah, Dio santissimo, odio quando i miei programmi non funzionano come dovrebbero. Quindi, siamo qui, qui è dove giravano i loro bei film. Con tanto di droghe, robe, aghi e quadri. That's your original signed illustration. Fits perfect in here. Sarà anche originale, ma è una merda, in ogni caso. Quindi. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Oh yeah, school suspension is a deal breaker in the Prescott family. Caro Nathan, il preside Wells mi ha informato che sei stato sospeso a causa di una sospetta. Di una tua sospetta attività per il Vortex Club. Non preoccuparti, volevo solo farti sapere che hai portato ancora una volta nella nostra famiglia un grande disonore. Ti ho sempre dato quello che volevi, incluso la Blackwell Academy, tra le altre cose che non menzionerò. Ma niente è mai abbastanza per te. Sei ancora mio figlio e voglio che tu compia il tuo destino. Quel giorno arriverà prima di quanto ti immagini. Quindi tieniti pronto a prenderti le tue responsabilità. È il mio ultimo avvertimento. Papà Prescott. Oh, che bello, papà Prescott. Let's see what's in here. È Photoshop? Oh, no. Ok. Ah, no, Neon Vault. Che cazzo è Neon? Ok, non avevo controllato il computer, ma... Yep, che figo. What is going on between Nathan and his father? Nathan, ti avevo detto di non chiamarmi mai usando il tuo telefono. Tieniti agli usa e getta che ti ho dato. Non voglio sentirti urlare il mio nome in un posto pubblico, cosa che hai fatto in passato. Non ho organizzato tutto questo e condiviso la mia vasta esperienza perché tu potessi mandare tutto a puttane con i tuoi sbalzi d'umore. Possiamo fare molto insieme, ma lasciati guidare da me o sarai da solo. Ma non è che... No, perdonatemi, perché il computer e la nota non li avevo visti prima e forse è stato un bene il fatto che i miei programmi mi abbiano dovuto far riutilizzare il capitolo, ricominciare il capitolo. Ma non è che niente, l'impero del papà è un insieme di video porno / slasher. Wow! Nei e forse Nathan ovviamente c'è dentro fino al collo, quindi vaffanculo. Ma non è che niente, lui si droga perché sotto magari non gli piace esattamente questo tipo di attività, tipo questo, nonostante sia un fottuto probabilmente serial killer. Sempre per colpa dei genitori, ma ehi, praticamente quasi tutti i serial killer hanno avuto dei problemi con i genitori, ma tant'è, che è questo? Son of a bitch. Costruzione Howard Rock, Bunker Stonebreaker, stima totale 1 milione. Wow, Sean Prescott. Quindi il bunker è di proprietà del papino. Wow. Ripeto, non è che niente, è il papino che poi c'ha. The Apocalypse Entertainment System. Wow. Ok. Molto probabilmente questa è tutta un'azienda familiare del piccolo papino. Bene. Nathan c'entra comunque, l'abbiamo picchiato a sangue ed è un bene. Perché in ogni caso c'entra, in ogni caso. Cioè, è comunque lui quello che le droga e le porta dal papino. Comunque. Come on, let's see what this shit is all Ma about. Wow! We are. Ok, a binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No. God, I should have killed that bastard back there. Yep. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims.
Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? No. Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe. Chiamare Frank? Paid her a shitload of cash to do this. She probably. Frank? I don't think so. No. Why is he putting her in the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. Chiamare Frank, porca puttana! She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Chiamare Frank. Non è una cattiva idea, dato che qui ci sono delle fecole fotine riguardanti Rachel. Che I can't believe it's real. I can't. Diciamo che far vedere queste foto a Frank probabilmente lo manderebbe fuori di zucca e farebbe fuori tutta la cumpa. Ergo credo che magari sarebbe meglio chiamarlo Frank. Ma vabbè, qual è il problema? Oh, shit. Quindi, andiamo alla discarica. Andiamo a vedere se il corpo di Rachel è lì. A questo punto non so se sia morta. Oh, eh. È bello che mi avete detto che il finale di questo capitolo è piuttosto di quello del 3, quindi non ho idea di che cazzo possa succedere. E dei pazzi. E sono ancora dell'idea che chiamare Frank potrebbe essere una buona soluzione a tutti i nostri problemi, dato che probabilmente farebbe come Rambo nel primo film. Credo che ovviamente dovrebbe rimediare una mitragliatrice automatica, vai. Oh, forse il sheriff è Rachel. Ciao Bambi Rachel. Damn it. Oh. Yep. E continua a dire che forse sarebbe meglio chiamare Frank. E farlo venire alla festa, sarebbe veramente divertente vederlo arrivare alla festa con una pistola e sparare a quel piccolo figlio di puttana, sarebbe veramente il massimo. Nathan enjoys his last party. Chloe, we can go right to the cops. We have proof. Fuck the police. Rachel wanted us to find her so we could get real justice and revenge. The Prescotts have had this coming for 100 years, and nobody is gonna get in my way. Especially with your help. Right? Ovviamente, cara. I'm with you to the end, Chloe. You know that. Andiamo al party! Certo, avvertire Victoria ora sarà un po'... Perché è una stronza figlia di puttana?
You're right. Look at the outline. I can't tell if they're different. What is that? There can't be two moons. Jesus, Chloe, look up at the sky. Whoa! I don't give a shit. The world is ending. Cool. You're not listening. Something major is going down. That's right. Nathan Prescott is going down. Sì, ma ci sono due cazzo di lune! Ok. Welcome to the end of the world, ladies. I'm glad you decided to escort me. You look really good, Warren. Are you all right after today? I really flipped out on Nathan. I just hate bullies. And Max, he's dangerous. Where is he? I didn't see him at the dorm again. I was held up in my room. Dude, have you been drinking? No! If you consider half a beer drinking. Wow. Let's go, Max. Hey, hey. I know this is a bad time, but can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something for prosperity. Well, I don't blame you, Warren. I know, I'm pain in the booty. Just one picture. Warren. Action. Warren, se è la fine del mondo. Come on, Max. E il mondo sta finendo. I just wanted to feel like a normal student after this week's ultra violence. Sì. I never hit anybody like that before. Sì, ok. I was always the one getting my ass kicked. Ti voglio bene, Warren. Dobbiamo andare a fare il culo a Nathan ora, ok? You see Nathan, text me immediately, ok? And do not let him see you. He won't. I know how to be invisible here. Not to me, Warren. Text soon. E in ogni caso stavo sottolineando il fatto che Warren, se il mondo sta per finire, non ci saranno dei posteri a cui far vedere i tuoi cazzo di selfie. Quindi è inutile che ti fai dei selfie perché non li vedrà un cazzo di nessuno. Hi, can I take your powder or anything? Jesus Christ. Ma ovviamente sono un figlio di puttana. E termino questo video poi. Oh, baby! So che mi sta odiando in questo momento, ma hey, capitemi, io sono un artista, io devo farvi vedere la mia arte per quello che è arte del bastardaggio. E l'arte del bastardaggio ha un unico e solo scopo. Essere bastardi. E farvi rosicare. Quindi, termino questo video on play. Nel prossimo video probabilmente termineremo il quarto capitolo, dato che mi sembra che qualcuno di voi mi ha detto che l'ultima parte è la festa del Vortex Club, quindi immagino che questa sia l'ultima parte del quarto capitolo. Dopodiché ci butteremo per di fiato nell'ultimo entusiasmante capitolo di Life is Strange. Ma dovrete attendere, cucciolotti, un altro video. Solo un altro video. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Nel qual caso vi ricordate di mettere un bel mi piace qui sotto e di condividere questo video con i vostri amici. E noi ci vediamo al prossimo video. Sempre con il vostro Rex Montudo. Ciao a tutti, bro. Oh yeah! Però ora vorrei farvi un paio di domande, no? Ma se ci sono due lune, no? Quindi ci sono due tipi di maree diverse, ergo probabilmente se ci fossero veramente due cazzo di lune il mondo sarebbe già finito perché i mari dovrebbero innalzarsi o abbassarsi troppo e quindi ci sarebbero degli squali volanti. E se ci sono degli squali volanti e ci sono due lune, probabilmente allora c'è un problema tecnico proprio effettivamente da te perché poi l'emisfero inizia proprio a girarsi per le due lune. E poi come girano le due luci? Cioè, girano tipo così, girano così o così? Perché se girano così, prima o poi andranno a scontrarsi. E se si scontrano, si spaccano. Se si spaccano, cadranno sulla Terra, facendo finire il mondo. Però, secondo me, tutta questa cosa delle due lune, l'eclissi, il tornado, eccetera, è tutta un'enorme visione d'insieme del tipo... che a Arcadia Bay sta succedendo un bordello e quindi viene espresso con questa roba che in realtà non esiste, la vedono tutti ma non esiste perché tipo, oddio come cazzo era quella parola? Allegorico, ecco, allegorico. Ho sempre fatto gaga qua, però allegorico. Continuerò a chiedermi tutta la serata in che modo si muovono due lune.